Buonasera, buonasera ai web ascoltatori di Liberi.tv, Marco Marchese in linea, da Milano è collegato Vincenzo Lita, direttore di Società Libera. Buonasera e benvenuto Vincenzo. Ciao Marco, buonasera a tutti. Buonasera, buonasera. Vincenzo, abbiamo subito a sodo questa sera, come si usa dire, abbiamo i soliti 30 minuti per parlare dell'attività di Società Libera, diamo qualche riferimento. www.societalibera.org, consigliamo a tutti chiaramente di seguire il sito, soprattutto di iscriversi, di seguire questa associazione, seguire le tante importanti iniziative, e questa sera parliamo dell'iniziativa che si è consumata, diciamo, da pochi giorni, il 1 marzo, un incontro tra varie anime liberali italiane aggregate in questa riunione che si è tenuta in un palazzo prestigioso di Roma, l'Istituto Sturzo, in via delle Coppelle, e si è parlato di alcuni temi, coalizzare, non so come dire, polarizzare l'attenzione su poche ma importanti iniziative liberali, anche con l'intento di rilanciare, voglio dire, varie anime liberali, il movimento liberale italiano che è tanto tanto disgregato. Vincenzo, allora, spiegaci un po' com'è andata, quali sono le prospettive, è uscita fuori anche una mozione alla quale si sta lavorando, sì. E quali saranno poi le evoluzioni future? Ma innanzitutto però vorrei chiarire che l'incontro che abbiamo organizzato il 1 marzo non prevedeva di aggregare o di federare nessuno, anche perché sarebbe una battaglia non semplice in questo paese aggregare liberali. Parliamoci chiaro, voleva essere solamente un incontro tra varie organizzazioni liberali a cui fare un ragionamento abbastanza semplice. Esistono una miriade di fondazioni, associazioni, gruppi vari e via dicendo che lavorano sul, diciamo, nell'alveo del liberalismo, come a me piace definirlo, perché sai che la parola liberale è una parola che bandisco, perché significa tutto, spesso è il contrario di tutto. Poi, visto che in questo paese bisognava fare varie rivoluzioni liberali in passato e altre ne promettono per il futuro, e quindi è meglio star lontano dal termine liberale. Però messi insieme, dicevo, queste associazioni svolgono un lavoro eccellente in vari campi, come dire, perché ognuno poi si è specializzato nell'occuparsi di varie cose. Noi ci occupiamo dei diritti umani, di privatizzazione, come si sa, di liberalizzazione, di crimine organizzato e via dicendo, altri si occupano di altre cose. Messi insieme fanno un sacco di lavoro, però questo lavoro, ci siamo chiesti, è visto abbastanza, è visibile, è percepito dall'opinione pubblica, è percepito dai mezzi di informazione? Secondo noi no, come dovrebbe essere. A fronte di tanto lavoro c'è scarsa visibilità, perché la frammentazione di per sé comporta evidentemente dei problemi, non fa massa critica, e dall'altra parte, come dire, tante organizzazioni messe insieme non fanno massa critica. Allora abbiamo rivolto un appello, l'appello è: vediamoci, ragioniamo non su fatti politici, e quando dico fatti politici mi riferisco alla solita quotidianità politica, ma ragioniamo su alcuni argomenti che possono sicuramente unirci invece che dividerci. Lasciamo perdere le prossime elezioni europee o amministrative che si tengono nello stesso giorno e guardiamoci intorno per vedere se è possibile individuare 4, 5, 6 argomenti sicuramente di interesse per il mondo liberale a cui possiamo dare come mondo liberale appunto una risposta tutti insieme. Come dire, senza andare oltre, senza andare a spingerci più avanti, perché sarebbe velleitario in qualche modo, anche perché una caratteristica poi di questo mondo liberale, o di parte o di buona parte di questo mondo liberale, è quello di pensare, a mio avviso, sbagliando, troppo spesso ai fatti elettorali, voglio dire, perché c'è una sorta di rivalsa nei confronti del resto del mondo politico, perché sono presenti tutti,
dai grillini agli ex comunisti, agli ex democristiani e via dicendo, in Parlamento mancano i liberali. Allora andiamo in Parlamento, come dire, come io ritengo sbagliata evidentemente questa impostazione. Come tu sai e gli amici che ci ascoltano sanno, la società libera è posizionata sul versante più culturale che politica, evidentemente facciamo della cultura politica, ma siamo più fermi su questo versante di un'organizzazione che si occupa dell'aspetto culturale, che come sappiamo dovrebbe in un paese normale essere la parte prepolitica e via dicendo. Da qui l'idea appunto di fare questo ragionamento il 1° marzo, che è andata bene, nel senso che il dibattito è stato... E chi c'era? C'erano evidentemente, a parte Società Libera, c'era, non so, Valerio Zanone, tanto per fare dei nomi, che è un po' un'icona del mondo liberale politico italiano, in rappresentanza anche di una sua associazione che si chiama l'Associazione appunto per la Democrazia Liberale. C'era una new entry, diciamo, nell'ambiente liberale, che è l'ex ministro, il professor Sirchia, che si occupa con una sua associazione del problema, vari problemi evidentemente della sanità, dandogli un taglio anche qui liberale. C'erano il rappresentante Edoardo Croci del gruppo I Liberali, c'erano i radicali italiani, rappresentati dal suo tesoriere, dal loro tesoriere Valerio Federico e dall'amico Massari, c'era il Partito Liberale Italiano, c'erano 13 organizzazioni che in qualche modo, c'era sicuramente, diciamolo, Liberi TV, che oltre, come dire, ad essere parte attiva nella discussione, ha ripreso la giornata insieme a Radio Radicale, che ne ha mandato via evidentemente l'audio. E mi sembra di c'era Colessi del gruppo LibMob, dei federalisti europei, c'era Alfonso Ruffo, il direttore del giornale Il Denaro di Napoli. Quindi c'erano, come dire, un po' di anime di questo benedetto liberalismo italiano. Ne è venuta fuori una discussione su cui abbiamo evidentemente soffermato la nostra attenzione per l'intera mattinata. Io ho fatto un po' da introduzione, raccomandando una cosa, cioè raccomandando che le 5-6 proposte dovevano avere tre caratteristiche evidentemente. La prima doveva essere evidentemente come dire, condivisa da quante più organizzazioni possibile. La seconda caratteristica dovevano essere proposte fruibili, capibili, comprensibili dall'opinione pubblica non specialistica, cioè anche dai non addetti ai lavori. E terza doveva essere, come dire, degli argomenti su cui era poi in futuro sia possibile lavorare, e quanto intendo lavorare intendo sia sul piano culturale trattino politico, cioè ci puoi svolgere un'azione, ci puoi organizzare dei convegni, ma ci puoi anche, come dire, dare la possibilità al mondo liberale di essere presente fisicamente. Faccio un esempio delle tre caratteristiche che voglio dire. Infatti al primo posto poi la mozione riporta la nostra volontà di occuparci della privatizzazione della RAI. Qui è inutile che siamo a dilungarci, perché come mondo liberale siamo molto d'accordo su questo argomento della privatizzazione, non fosse altro perché siamo contro i monopoli e via dicendo, ma al di là dei monopoli, anche se non fosse un monopolio, siamo contro questo tipo di RAI pubblica, che sotto le spoglie di servizio pubblico di fatto poi fa un'informazione che chiamare pessima sarebbe un eufemismo.
E quindi sulla privatizzazione della RAI, se 13-14 organizzazioni si trovano d'accordo, su questo che cosa ci puoi fare? Ci puoi presentare una proposta di legge, ci puoi organizzare un convegno in cui spieghi meglio all'opinione pubblica e ai mezzi di informazione, perché ci puoi riempire i nostri siti, i nostri blog, le nostre radio, delle informazioni sull'argomento. Ma a me piacerebbe, come dire, utilizzare anche la strada che insieme a te abbiamo portato avanti in questi ultimi anni, che è quella della presenza fisica di questi liberali, perché sennò si vedono tutti gli altri, ma questi liberali chiusi nei loro salotti o nei loro uffici, poi voglio dire, per strada non vanno. E allora io in sede di presentazione mi sono permesso di dire come sarebbe bello avere, non dico le masse, ma 1000 liberali in Viale Mazzini 14 che testimoniano con la loro presenza, anche qui silenziosa, perché come sempre diciamo a proposito delle marce internazionali della libertà, il silenzio fa più male di qualsiasi urla, a dimostrare, a testimoniare fisicamente che esiste una massa di liberali in carne ed ossa, che sono toccabili e via dicendo, e quindi sono osservabili e quindi sono anche raccontabili dai mezzi di informazione. E quindi c'è 1000 liberali in Viale Mazzini 14 a conclusione dell'operazione culturale, via dicendo. Ecco, questo è l'esempio. E questo per spiegare meglio con l'esempio della RAI che cosa intendevo dire, che le proposte dovrebbero avere queste tre caratteristiche: l'unitarietà, la fruibilità e la spendibilità in termini di azione culturale, trattino politica. Non so se ho risposto alla tua curiosità. Hai risposto benissimo. A conclusione di questa riunione è stato, diciamo, elaborato un documento e poi quali saranno gli sviluppi, oltre, diciamo, alla manifestazione che si auspica caldamente sotto la RAI, quali saranno poi gli sviluppi futuri? Guarda, c'ho qui la mozione, naturalmente davanti, al di là delle cose che si scrivono nelle mozioni, ci siamo riuniti e via dicendo, leggo i punti. Sì, volentieri. I punti che noi abbiamo proposto sono appunto il superamento della legge Gasparri e quindi che ci dovrebbe portare a questa battaglia per la privatizzazione. Il secondo, l'uscita delle fondazioni bancarie dalle banche, dai consigli di amministrazione e quindi dall'azionariato stesso delle banche. E quindi una separazione appunto tra fondazioni bancarie e banche. Questo è anche qui molto semplice, ci spendiamo solo poche parole, perché qui i partiti cacciati dalla porta attraverso le fondazioni bancarie, come dire, rientrano dalla finestra, per cui spesso, specialmente per fondazioni bancarie che insistono su piccoli territori e via dicendo, di fatto poi alla fine diventano la lunga manus della politica in quei territori, avendo questa disponibilità. E allora qui ci sarebbe bisogno in qualche modo di separare le due entità. È inutile richiamare i discorsi e quello che è successo e quello che ha significato o continua a significare, per esempio a proposito del Monte dei Paschi di Siena, la stessa fondazione che ne era alle spalle e via dicendo, da chi era controllata e da chi era indirizzata e via dicendo, e la cosa è sotto gli occhi di tutti. Estendere questa cosa in Italia significa andare vicino agli interessi dell'opinione pubblica, perché evidentemente le banche devono cambiare registro, e questo, se lo diciamo noi liberali, non ci fa male. Poi se lo diciamo noi di Società Libera, non facciamo altro che ripercorrere una strada già avviata. A me piace raccontare e ricordare che 3 anni fa, mi sembra, in occasione della ventennale della, no, un po' più di 3 anni fa, della caduta del muro di Berlino, che cadde nell'89, qui a Milano facemmo un grande convegno dal titolo "I liberali processano il capitalismo", no? Che a qualche giornalista sembrava, come dire, quasi una bestemmia, "I liberali processano il capitalismo". Noi abbiamo
nessuno ci ha mai detto che il liberalismo a cui noi pensiamo, come dire, quello famoso che pone al centro dell'attenzione l'uomo e, la sua, e le sue libertà individuali e via dicendo, debba essere, come dire, schiavo di pratiche malvagie e non corrette da parte del capitalismo. Non c'è scritto in nessun libro che riguarda il capitalismo, il liberalismo, scusatemi. E allora, per cui, questo un po' andando sulla stessa strada, evidentemente il problema delle banche bisogna pure affrontarlo, e questo è un modo per affrontarlo concretamente, un discorso della separazione. Terzo punto, un punto che già abbiamo forse trattato, se ricordo bene, a Libere TV, l'elezione diretta dei capi d'istituto. Vedete, la... No, io la verità, non, questo qui meriterebbe veramente un approfondimento, perché diciamo abbiamo fatto alcuni accenni. Sì, io parto dal presupposto, Società Libera parte dal presupposto che la condizione, la reale situazione della scuola italiana, al di là della drammatizzazione che adesso si fa, perché come dire, è diventata di moda, perché sembrano che qui tutte le scuole d'Italia ci cascano addosso, per cui è arrivato Renzi, il muratore Renzi, e adesso rifà istituti e via dicendo, ma se io guardo anche un po' in giro per il mondo, per l'Italia, voglio dire, abbiamo anche dei fior di istituti che, caso strano, poi non sono quelli moderni costruiti negli ultimi anni, voglio dire, il liceo della mia città, il liceo Tasso, voglio dire, è un bellissimo è un edificio costruito negli anni 30 che regge molto bene, voglio dire, ma non è il solo del liceo classico, così come a Milano, se penso al Parini, penso ad altri istituti superiori e via dicendo, abbiamo anche dei bei esempi di architettura scolastica e via dicendo. Adesso sembra che qui c'è bisogno di rimettere tutto a nuovo, che tutto casca. Quello che casca sono gli ultimi che hanno costruito, oppure sono quegli istituti che, spacciati per istituti scolastici, in effetti sono civili abitazioni dove il Ministero della Pubblica Istruzione a caro prezzo ha affittato, come dire, dei locali in qualche modo. Ma al di là, voglio dire, adesso della battutaccia nei confronti del governo muratore, il discorso è che non cascano perché cascano fisicamente gli istituti. Qui gli istituti cascano perché non si capisce poco, non si capisce nulla. Quanti ministri della pubblica istruzione, a partire dal buon Berlinguer, che a mio modesto avviso, e lo dico da liberale, quindi anche qui potrebbe sembrare strana, tra tutti gli ultimi che sono passati in questi ultimi decenni, mi è sembrato il miglior ministro della pubblica istruzione che questo paese abbia avuto, detto da un liberale non è male, e via dicendo, perché poi quelli non di estrazione comunista, dalla Moratti alla Gelmini, per finire a questa evanescente ultima che si chiama Carrozza, non hanno lasciato dei segni non sufficientemente accettabili, chi più e chi meno, eppure tutti hanno tentato delle riforme e via dicendo. A furia di fare riforme la scuola non è andata avanti, ma è andata indietro. Quello, il discorso che si era avviato con Berlinguer sull'autonomia degli istituti scolastici, che fine ha fatto? È praticamente lì ferma. Allora, partendo da questo presupposto, e partendo da un principio liberale, che quella che conta è la responsabilità individuale di ognuno di noi, se noi all'interno di un istituto non diamo la responsabilità, non valorizziamo la responsabilità di una persona, e questa persona si chiama evidentemente preside, capo d'istituto, dirigente scolastico, come si usa chiamarlo adesso e via dicendo, noi non ne verremo mai a capo. Perché la scuola è in balia della burocrazia ministeriale, la scuola è in balia di questi capi di istituto che arrivano lì per concorso, e sappiamo che particolarmente agitati, se vogliamo dire così, sono i concorsi a preside nel Ministero della Pubblica Istruzione, tant'è vero che ne abbiamo uno bloccato adesso, che ci mancano circa
2.000-2.500 posti a preside in giro per l'Italia, ma che è completamente bloccato perché c'è una infinità di ricorsi al TAR. Allora non si esprime così una leadership all'interno di un istituto, perché anche quando saranno sbloccati questi concorsi arriverà un signore, non si sa bene da dove, che prima faceva l'insegnante, non si sa come la pensa, non si sa che vuole, non si sa quale impostazione vuole dare a questo istituto, ma solamente perché in qualità di vincitore di concorso, di concorsi strani, vincitore di concorso, quello diventa il capo d'istituto. Evidentemente non appoggiato da processi amministrativi che ti possono portare all'autonomia che dicevo prima, che è un valore in sé, l'autonomia per quanto ci riguarda, e via dicendo, questo istituto diventa la lunga manus di un palazzo che si chiama Ministero della Pubblica Istruzione, che sta a Roma, lì in Viale Trastevere, che continua a sfornare circolari e quant'altro, e via dicendo, da una parte. Dall'altra parte, come dire, ciò che impazza nella scuola italiana sono ancora i decreti delegati, che se ricordo bene risalgono al 74, in cui poi la scuola si trasforma in consigli di istituto, consigli di classe, consigli di interclasse, consigli di tante cose, un consiglio continuo in cui i genitori, che rappresentano una fetta importante evidentemente della popolazione che gira intorno a quell'istituto, partecipano più o meno attivamente, ma a mio modesto avviso spariamola lì, partecipano perché poi gli interessa, come dire, portare avanti gli interessi del proprio rampollo, e via dicendo. Quindi in questo caos, in questo marasma e via dicendo, la disaffezione nei confronti della scuola, sia da parte degli operatori e sia da parte di quelli che dovrebbero maggiormente fruirne, cioè i ragazzi, e via dicendo, aumenta di più. Ne facciamo un'altra riforma? Assolutamente no. Diamo uno schiaffo al passato. Lo schiaffo al passato è: ma perché non sperimentiamo, visto che ci sono già degli esempi di sperimentazione in tal senso in Nord Europa, non sperimentiamo un'elezione diretta da parte di tutti gli aventi diritti all'interno dell'istituto, sperimentiamo l'elezione diretta, cioè io, insegnante del mio istituto, mi presento e dico: se vengo eletto io penso di impostare la politica scolastica di questo istituto, di aprirla di più verso l'esterno o di chiuderla del tutto verso l'esterno, di metterci più disciplina o meno disciplina, di tenere aperto il pomeriggio o chiudere la scuola al momento in cui finiscono le lezioni, capito? Le sfaccettature possono essere tante, e via dicendo, me ne assumo la responsabilità, ecco l'autonomia e la responsabilità individuale, e per 3 anni guido io questa scuola, se voi mi eleggete. E chi mi elegge? Mi elegge sicuramente i colleghi insegnanti, mi eleggeranno sicuramente gli studenti, non dico nelle scuole medie, ma almeno negli istituti superiori, mi eleggeranno sicuramente le famiglie, mi eleggeranno sicuramente il personale ATA, i bidelli, gli amministrativi e via dicendo, il mondo di quel umano, di quell'istituto, che concorre tutti insieme ad eleggere i responsabili di quell'istituto, però con accortezza, che poi le famiglie, tutti gli altri ci restano, perché chi ci lavora, chi ci studia e chi ci insegna, le famiglie a quel punto ci facciano il piacere, dopo aver eletto il responsabile, tornino a casa a fare i genitori, perché sennò la confusione in questo paese non finirà mai. E da questo punto di vista tornino a casa, se pensano che quell'istituto non va bene, dopo 3 anni il preside va a casa o il prossimo anno ritirano il figlio dalla scuola se sono in grado di fare questo, e via dicendo. Ecco, questa sarebbe una bella riforma liberale, e può darsi, è capace, se alcune sperimentazioni si avviassero mai in questo istituto, in questo paese, capace di portare anche dei risultati a casa. Non la facciamo più lunga di tanto. Sì, sono rimasti 6 minuti. Bene, e allora la ridefinizione dei presupposti della concessione della custodia cautelare. Anche qui, vecchio discorso, le carceri sono piene, 65.000 detenuti, più di 30.000 sono dentro per e non sono stati neppure giudicati. Come ne veniamo fuori? Beh, ne veniamo fuori rivedendo la custodia cautelare.
rispondendo anche qui a un principio liberale. In galera, in carcere ci vado nel momento in cui sono condannato, ma non prima. Adesso senza rifare il discorso degli americani che su cauzione ti tirano fuori e via dicendo. Fermo restando alcuni reati evidentemente particolarmente odiosi, in cui è preferibile tenerli dentro immediatamente per inquinamento prove, quello che ti pare, via dicendo, ma tutti gli altri fuori fino all'ultimo giudizio. Poi una chicca, l'abolizione della commissione bicamerale antimafia, ne abbiamo parlato tante volte anche nei convegni che abbiamo organizzato sul crimine organizzato. Dopo, dal 62 abbiamo le commissioni parlamentari antimafia. A me piace dire che quando l'abbiamo istituita la prima volta in Italia c'erano 3 mafie nazionali e poi basta. Oggi abbiamo 4 mafie nazionali, 6-7 mafie internazionali, e stamattina sentivo su Radio 24 venendo in ufficio in macchina che c'è stata una grossa operazione dei carabinieri qui a Milano e nel suo hinterland che tendono a sbaragliare gang di giovanissimi minorenni sudamericani. Sa, sono come quelle cose che vediamo nei film a Los Angeles, no? E via dicendo, quindi ne abbiamo 4, 6 o 7 più le gang giovanili, via dicendo. Mi chiedo a che è servita la commissione bicamerale antimafia, e specialmente serve a poco sul piano, come dire, della credibilità dello Stato e di noi tutti, nel momento in cui abbiamo assistito all'ultimo balletto, nel momento in cui hanno eletto la nuova presidente a Rosy Bindi. Lì il mondo politico si è spaccato, c'è stato chi si è schierato la sinistra a favore della Rosy Bindi, la destra ha detto che non avrebbe partecipato alla commissione in un primo momento, la commissione bicamerale antimafia, dopo ci ha messo dentro anche qualcuno che si dice essere colluso con la mafia, poi hanno fatto una mediazione perché il fantasioso nostro Presidente del Consiglio Matteo Renzi disse: beh, tra Bindi sì e Bindi no, facciamo che Bindi sì, ma senza l'appannaggio che prende in qualità di Presidente della Commissione delle 3.000 euro. Marco e chi ci ascolta, una domanda: ma vi immaginate la cupola del crimine organizzato, quante risate si è fatto davanti a questo spettacolo? E allora, se vogliamo dare un segno di svolta, di novità, incominciamola a chiudere, tanto più che ci costa 2,5 milioni di euro a legislatura a proposito di spendere più, perché delle loro audizioni continue e via dicendo, ne abbiamo piene le scatole. Non mi posso dilungare perché i 6 saranno diventati 3. E poi anche l'ultimo, il controllo sugli standard di qualità e costo dei servizi sanitari, che mi sembra che lì possiamo aprire evidentemente un'autostrada, una voragine, se ci mettessimo a parlare della sanità. Allora facciamo sì almeno che ci sia un controllo centralizzato, non da parte delle regioni, ma da parte del Ministero, quindi qui si aprirebbe il capitolo sul titolo quinto della Costituzione, che, come dire, invece di portare ordine come doveva e federalismo serio e via dicendo, ha portato solo conflitti di competenza. Mi fermo qui perché penso che... Dimmi tu. Ah, guarda, sì, ecco. Abbiamo esaurito il tempo, è rimasto un minuto, volevo aggiungere qualche altra cosa. C'è il convegno, la riunione, è stata una riunione operativa, poi dopo, vera e propria, finita bene. Passeremo appunto ad una riunione operativa, su cui in questa riunione operativa dovremo scegliere quali di questi argomenti, come dire, fa sì che in qualche modo sia il primo dei nostri interessi, per dimostrare, come dicevo prima, all'opinione pubblica, ai mezzi di informazione, che c'è un mondo liberale che senza altro interesse vuole occuparsi di argomenti di questo tipo, fornendo delle soluzioni che, come hai visto, in alcuni casi sono innovative, per esempio per quanto riguarda la scuola, oserei dire rivoluzionarie per quanto riguarda uno scioglimento di commissioni. Qualcuno dice: quanto mai ci arriverete? Molto probabilmente potremo anche arrivare a una sperimentazione nella scuola, se il Ministro della Pubblica Istruzione ci ascoltasse, e certamente non arriveremo allo scioglimento della bicamerale. Però è bene che la gente sappia, come dire, che cosa è il lavoro della Commissione bicamerale antimafia.
Diciamo che in questo momento società libera passa dalla teoria alla pratica, all'iniziativa concreta. E diciamo un po' di pratica in più, come dire. Certo. Poi. Certo. Vincenzo, abbiamo finito il tempo, è stato molto interessante. Mi piace, perché potevamo dovevamo parlare di legge elettorale, poi potevamo, sì, e avremo sicuramente occasione per approfondire, magari fra due settimane. È la legge elettorale più bella del mondo, di come direbbe Benigni a proposito della Costituzione. La legge elettorale più bella del mondo abbiamo, no? Più semplice, più lineare, più partecipativa, ci possiamo mettere tutti aggettivi e sostantivi che meglio crediamo e via dicendo. Diciamo che è un capolavoro. Abbiamo fatto la solita cosa all'italiana. Noi orientativamente ci rincontreremo fra due settimane per approfondire nuovamente questi temi con Società Libera, con Vincenzo Lita, che è il direttore di Società Libera, che saluto e ringrazio come sempre per la partecipazione, perché si fa sempre questa ora tarda in ufficio ad aspettarci per fare questa diretta. Grazie Vincenzo, grazie a te. Ci rincontreremo presto, do di nuovi riferimenti www.societalibera.org, seguite il sito, iscrivetevi a Società Libera, sostenete Società Libera. Un saluto a tutti i web ascoltatori, a Marco Marchese, e quindi adesso la linea a Donato Volficella, che ringrazio per la regia. Ciao Marco, ciao a tutti voi.